Coronavirus continuano a preoccupare i contagi, ieri più 10, in totale 1377. Tragico incidente stradale a Girifalco, nel Catanzarese, nell'impatto fra una moto e un'auto perde la vita un ragazzo di 25 anni. Operazione della Guardia di Finanza di Roma che sequestra beni per 11 milioni di euro ad una famiglia di origine calabrese, responsabile di diversi reati dagli anni 80. Calcio, è risultato negativo il secondo tampone sul calciatore del Catanzaro, risultato positivo al primo, il giocatore resta in isolamento e si procederà a un terzo tampone.